Carissimi amici e amiche, prepariamo oggi una torta veloce e ipocalorica con la ricetta presa da 9 torte cameo e naturalmente col materiale preso sempre da 9 torte cameo. È la prima volta che faccio una torta in questa maniera, vediamo un po' cosa combino. Allora, guardate, questo non l'ho comprato io, me l'ha lasciato qui mia figlia. Temevo fosse scaduto, sono andata a vedere, invece non è scaduto, però manca poco. Allora ho detto, beh, voglio vedere cosa c'è dentro. E veramente era già aperto, quindi ho sollevato i bordi e ci ho trovato, c'è scritto 9 torte, ma ci ho trovato dentro solo questa busta. Ho detto, ma cosa è successo? Solo questa? Beh sì, solo questa. Pensavo di trovare 9 buste, comunque con una busta praticamente si possono fare 9 torte. All'interno trovi l'esclusivo ricettario. E adesso vedete, sul tavolo praticamente ho aperto il ricettario e ho deciso di farvi il video, no? Dopo che ho cominciato un attimino a leggere. E praticamente con questa farina qui si possono fare ben 9 torte. 9 torte diverse. Cioè, non con questa farina... scusate, oggi sono un po' fuori, cioè praticamente si può scegliere di fare una di queste torte, ben 9, ecco, praticamente quella di mele se si hanno delle mele, al cacao se si ha un po' di cacao amaro, crostata se si ha la marmellata, ciambella marmorizzata, anche qui un po' di cacao, qui bisogna avere le mandorle per la sprisolona, poi i cheesecake e i mirtilli, qui ci vuole qualcosina in più, naturalmente non sta a fuoco, qualcosina in più. Anche la ricotta, ad esempio, un po' di formaggio e mirtilli, credo, sì, la frutta di decorazione, mirtilli, va bene, io non ce l'ho questa roba qua, quindi non la posso fare, non ho le carote momentaneamente, quindi non posso fare neanche questa. La torta margherita la possono fare tutti, perché tutti abbiamo un po' di zucchero, un po' di uova in casa, un po' di latte, quindi. E al limone, questa anche potrei farla, perché il limone ce l'ho, però bisogna impastarla, fare la pasta frolle, siccome non ne ho voglia, mi devo sbrigare, perché guardate, sono le 12:20 e quindi mi devo sbrigare. Allora, avendo qualche mela, ho deciso di fare la torta di mele. Guardate un attimino, qui ci sono anche praticamente le calorie di ognuna di queste torte, quindi va benissimo anche per chi insomma in questo periodo come me è a dieta, qualche chilo l'ho perso, è con fatica. Ed ecco qui tutti gli ingredienti che servono. A me piace metterli subito qui, così so che sono questi e non devo prendere nient'altro. Allora, mi ci vuole del latte, poi vi dirò le proporzioni, vi faccio vedere la ricetta da qui. Quindi del latte, dello zucchero, poi 3 mele, mezzo limone e poi del burro. Però siccome ho questa margarina che sta per scadere, io non la compro mai, ma l'ha comprata mia figlia, me l'ha lasciata qui e poi è andata. E quindi me l'ha lasciata qui e quindi per non sprecare nulla userò la margarina. E poi la busta che ho trovato dentro il 9 torte. Allora, vedete, guardate la ricetta, quindi una busta ce l'ho, 3 mele 400 grammi, mezzo limone, 125 grammi di burro a temperatura ambiente, 3 uova, 75 ml di latte e 2 cucchiai di zucchero, che poi praticamente è la stessa torta di mele che faccio spesso anch'io, e invece di questa farina metto la farina 00, ma va bene lo stesso, o anche la 0, va bene uguale. Quindi vediamo un po' cosa dice. Allora, sbuccia e taglia a fettine 2 mele, poi mescolale con la scorza grattugiata e il succo di limone, senz'altro. Poi vi faccio vedere via via. Taglia a cubetti la mela rimasta. Preriscalda il forno, 180 gradi, elettrico, ventilato 170, il mio è ventilato, quindi 170, ma io li faccio 150 i dolci. Versa nella terrina la miscela, burro, uova, latte, sbatti alla massima velocità per 3 minuti. Adesso mi ritrovo 3 sbattitori, sapete, ne ho 3 addirittura. Versa nella tortiera precedentemente imburrata e infarinata. Copri con le fettine di mela, poi cospargi di zucchero, cuoci nel piano inferiore, io comunque uso sempre il piano medio, vabbè, e quindi ripiano medio del forno a gas per 60-70 minuti, io di solito, guardate, il mio forno lo fa in mezz'ora, conserva la torta pronta in frigorifero, bene, mettiamoci in azione. Allora, 2 mele le ho ridotte a cubetti, ho grattugiato su il...
Lì si dice il mezzo limone, io l'ho grattugiato più di mezzo, ecco, quasi tutto il limone e il succo del limone intero, perché era un po' secco, quindi mi ci è voluto tutto. Avevo dimenticato le tre uova, eccole qua. E niente, quindi adesso, dunque, questo è un vecchio sbattitore che mi ha regalato la mia mamma tanti anni fa e va benissimo, mia figlia me l'ha riportato da Milano, quindi. Però voglio usare questo che non l'ho ancora usato, quindi voi avete visto quello rosa cinese. E questo, erano stati ordinati due, questo non l'ho ancora usato, quindi lo userò, queste le fruste, scusate, sì, lo userò adesso. Allora, ricordo che lo zucchero va messo soltanto dopo, sul dolce, e quando, vedete, io ho messo da parte una mela, quando ci metterò poi la mela a spicchi sull'impasto, allora lì si versano 2 cucchiai di zucchero. Ecco, qui ho messo quindi le uova, le 3 uova, quindi la farina e la margarina, e vediamo che cosa succede. Allora, oh, troppo, troppo forte, oh! Ecco, è la prima volta che uso questo Electrolux, mi sembra ottimo. Adesso bisognerà che metta il latte, sì, mettiamo il latte. Ho scoperto che praticamente è fortissimo. È velocissimo. Qui siamo alla velocità 2, questo Electrolux. È veramente è eccezionale, guardate qua. No, beh, devo dire che è il migliore fino adesso, tra quelli che ho usato. Praticamente ho già finito, cioè neanche un minuto, che ho amalgamato, già ci siamo, guardate qua che roba, guardate qui, cavolo, scusate le riprese veramente mosse che sto facendo. Direi che è eccezionale, si fa prestissimo. Bene, è già arrivato il momento di metterlo nella teglia. Ed ecco la nostra torta pronta per essere infornata a 150 gradi per 30-40 minuti. Ecco qui. Ed ecco la nostra torta di mele appena sfornata. Il profumo è delizioso, poi l'assaggerò, vi saprò dire. Un saluto particolare alle casalinghe e poi anche a tutti e a tutte voi che mi seguite con affetto. Ciao ciao, al prossimo video!